Sono i 2 chilometri più difficili e belli di Bologna, la strada che porta al santuario di San Luca. Comincia proprio qui, dal Menoncello. Si arriva da via Saragozza. La velocità sarà sostenutissima perché la strada tende leggermente a scendere, ma la spinta termina dopo pochi metri perché subito qui la salita è dura, superiore la pendenza al 10%. I primi 500 metri sono veramente impegnativi, ho visto anche un 15% di pendenza, poi 300 metri molto più facili, dove si può riacquistare velocità, ma quando si svolta di nuovo a sinistra, ci sono le orfanelle. Adesso vedrete come sono. Queste sono le curve, le famose curve delle orfanelle. È il tratto più difficile, è il tratto che deciderà il prossimo giro dell'Emilia. Ho deciso anche i precedenti giri dell'Emilia, perché nel primo tratto i corridori si studiano, ma qui, o meglio, nel rettilineo successivo, lì chi ha gambe ha la possibilità di fare la differenza. Quando si passa sotto l'arco avranno fatto i corridori esattamente 950 metri, manca poco più di 1 chilometro. Sono precisamente 1900 metri, il tratto duro, quello dalle curve delle orfanelle al secondo sottopassaggio, sono 350 metri e lì la salita fa male perché le pendenze arrivano al 18%. Poi gli ultimi 400 metri sono molto più facili, si può mettere anche il 53%. E poi qui San Luca. Nel 91 era più facile però come salita. Diventata più dura. Ringrazio Adriano Amici perché a questo Giro dell'Emilia ha invitato anche la nazionale italiana. Ci saranno alcuni professionisti e alcuni Under 23, che sono, spero, i campioni di domani.